Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e oggi ci andiamo a completare il nuovo dungeon che è stato inserito per l'appunto qualche giorno fa. Anzi, in realtà voi che vedrete il video forse l'altro ieri, perché non so quando lo caricherò, ma dovrebbe essere all'incirca l'altro ieri, dove ho fatto uscire la notizia della sua aggiunta e ovviamente adesso andremo a vedere come prepararci al meglio per poterlo completare nel miglior modo possibile. Quindi Crisis Dungeon, andiamo a vedere un po' la situazione. Abbiamo il nuovo evento del Log's Ruin in Veryard, che andremo a trattare successivamente, ma quelli che ci interessano veramente sono questi, ovvero le due difficoltà dei Cowpine Caverns, quindi in modalità normal e in modalità hard. Li farò entrambi nello stesso video, perché comunque la modalità normal è estremamente semplice, almeno per me, che comunque gioco dal day one, quindi ho la possibilità di avere un buon team alle spalle, quindi la modalità normal per me è estremamente semplice. La modalità hard la faremo comunque insieme e sarà probabilmente un po' più lunghetta. Quindi andiamo a vedere un po' come si struttura questo nuovo dungeon. La parte normal con power raccomandato di 44.000 a 78.000, che in realtà non è neanche così poco, ma non è neanche così tanto, e andiamo a vedere un pochettino come doverci preparare. Le crisi, quindi ogni volta che sconfiggeremo un boss avremo un aumento del livello complessivo, quindi a livello 1 con power 44.000, livello 2 53.000, livello 3 64.700 e poi livello 4, che sarà quello finale con il boss finale, 78.700. Quindi direi comunque una bella crescita. Per quanto riguarda i nemici, ovviamente noi adesso non li possiamo vedere perché giustamente stiamo affrontando per la prima volta questo dungeon, ma grazie alla magia dell'editing e alla magia della post-produzione voi vedrete adesso tutti quanti i nemici e vedrete anche i sigilli. Quindi di conseguenza potrete preparare il team a seconda di quello che già state vedendo su schermo. Per quanto riguarda invece il primo completamento, che è sicuramente quello più importante, è raggiungere almeno il rank A. Perché è importante raggiungere il rank A in questo dungeon? Semplicemente perché si otterrà finalmente la materia The Brave. Una delle materie che è probabilmente più utile sia all'inizio del gioco, ma anche in questa fase del gioco, perché consente di abbassare l'attacco fisico, e noi abbiamo affrontato diversi nemici che per l'appunto possiedono un elevato attacco fisico, e quindi poterglielo ridurre in modo repentino è sicuramente un vantaggio che non è poco, non è assolutamente da sottovalutare. Per quanto riguarda invece la modalità hard, non ci sarà un'altra ricetta, perché solitamente in questi Crisis Dungeon abbiamo ricette sia in modalità normal che in modalità hard, ma siamo stati compensati con l'ottenimento di qualche mithril ingot in più e qualche gemma in più, quindi diciamo hanno bilanciato bene o male la situazione. Poi qui ovviamente abbiamo le ricompense che vengono attribuite con lo score e con il rank che riusciamo a raggiungere, quindi sono delle ricompense suppletive. E poi questa è tutta la mappa di gioco che ovviamente notate appunto come si struttura in maniera diversa. Noi dovremo andare a prendere tutti i forzieri, tutte le robe, quindi faremo il percorso obbligato e poi andremo praticamente a sconfiggere il nostro avversario. Questo ovviamente è per far vedere i nemici, però ovviamente noi purtroppo ancora non li conosciamo, ma ripeto, vedrete tutto in post produzione in questa schermata che adesso non vedete, ma ve l'avete già vista. E quindi direi che vado a prepararmi il team e ci vediamo all'interno del dungeon. Ok, eccoci qua, siamo pronti con il nostro setup. Ovviamente la cosa importante da avere per questo dungeon è danni ghiaccio, danni tuono, sigillo triangolare, sigillo a croce, e se non ricordo male anche vento, ma vento in realtà è relativo perché c'è solo un nemico debole al vento. Quindi gli elementi ad avere obbligatoriamente sarebbero terra e tuono, in teoria, perché il boss finale è per l'appunto debole a terra e tuono, ma noi ovviamente andremo un po' più aggressivi proprio perché abbiamo un Sephiroth che è un mostro, Cloud che comunque si difende molto bene, e poi Eris che praticamente curerà come se non ci fosse un domani e darà tutto il suo
supporto che ovviamente necessitiamo con Ice Breach e Lightning Breach, in modo tale da permettermi di fare più danni appunto con gli elementi a disposizione. Sephiroth è comunque il principe, se non il re, dei danni ghiaccio. Cloud è il principe, se non il re, dei danni tuono. Quindi siamo abbondantemente pronti, nel senso siamo abbondantemente forti, e quindi possiamo tranquillamente distruggere questo dungeon. Inoltre i sigilli a cui sono debole tutte le creature, guarda caso, sono addirittura il sigillo triangolare e quello a croce, dove sia Sephiroth che Cloud con le loro armi principali, ovvero la Murasame e la Wing Edge, hanno praticamente il sigil boost che ci consentirà di breccarli più in fretta. Quindi veramente sarà una mattanza la modalità normal, vedremo un po' che cosa riusciamo a fare. Ok, siamo partiti, quindi andiamo subito ad esplorare un po' la zona, ma qui credo che possiamo andare direttamente dritti ad affrontare i primi avversari. Ovviamente giocherò in auto perché non ho motivo di comandare ovviamente i miei nemici. Posso tranquillamente, ecco, posso tranquillamente fare così. Quindi guardate qua ora cosa succederà. Sbam! Completamente esploso, quindi va bene così. Quindi primo nemico abbiamo, ve lo dico a voce se magari vi interessa saperlo, il tecnicamente questo dovrebbe essere il Fiery Condor con i due Fire Rangda, in teoria, che sono comunque deboli al ghiaccio e al vento, quindi in questo caso Sephiroth, ecco, Fiery Condor, quindi siamo abbondantemente superiori. Physic Attack, Fire Resistance, Lightning Potencies, Fire Resistance. Però, ma sì, siamo abbondantemente in grado di soddisfare le condizioni, quindi non c'è problema. Allora, andiamo a prendere qui l'oggetto, che è la chiave. Qua sotto c'è qualcosa? Andiamo da questo lato, anche perché ovviamente dobbiamo andare a esplorare per vedere le varie zone. Quindi questo sarà un incontro scriptato. E ovviamente ci sono i nemici random, che ovviamente non sono un problema, però giustamente danno un po' fastidio, ovviamente. Ok, andiamo avanti. Due tende addirittura. Ah, da qua non si può andare. E allora apriamo il nostro marchingegno. Devo cliccare preciso perché altrimenti non lo apre. Allora, qui andiamo avanti. Qui c'è un altro marchingegno che non possiamo aprire al momento. Altre 6 pozioni. Summon Charge addirittura. Ecco qua, qua c'è l'altra chiave. Qui ci sono gli altri nemici, che saranno probabilmente la Motorball. No, il drago questo. Ok, il Red Dragon. Quindi Red Dragon è doppia bomb. Quindi in questo caso debolezza al ghiaccio e sigillo triangolare. Quindi qua Sephiroth ovviamente farà il suo lavoro. Eccolo qua. Esattamente, tra l'altro questo è lo stesso boss che abbiamo incontrato anche nel dungeon ranking, se vi ricordate, era il boss praticamente principale del dungeon, ovviamente se non avessimo affrontato Reno, perché Reno era il super boss in questo caso. Ok, quindi anche qua Ice Potencies, ovviamente, potevo fare anche Magic Attack in realtà, perché mi avrebbe aiutato anche per Eris, però madonna, Ice Potencies... Non posso rinunciarci, ovviamente. 5.000 gil, che ci fanno comodo. Abbiamo ottenuto anche la chiave, quindi torniamo indietro. Apriamo questo prima. Tanto dovremmo trovare anche l'altra chiave per aprire ora l'altro marchingegno dopo. Allora, qui c'è un altro forziere.
Gli incontri casuali, tra l'altro, saranno di due tipologie, così ve lo dicono. Non so se li vedremo entrambi gli incontri casuali, però avremo i bomb con i Fire Rangda oppure un Fire Rangda con due bomb. Quindi vedete, le alternative sono queste. Quindi due Fire Rangda e un bomb, quindi un Pyros fondamentalmente, oppure al contrario avremo due Pyros e un Fire Rangda. Questi sono tutti incontri casuali che avranno un livello di combattimento fisso a 44.300, ovvero la difficoltà base del dungeon. Quindi tutti gli incontri casuali saranno praticamente la difficoltà base. Ora però devo vedere dov'è l'altra chiave, perché qui c'è il boss, ma la chiave... sarà là sotto in fondo? Perché in realtà non ce l'abbiamo la chiave, o sbaglio? Ah no, ce l'abbiamo la chiave. Lol. Pensavo di non averla. Ecco, vedete, qui c'è il boss finale, che ovviamente è l'unico che verrà mostrato sempre, ovviamente, perché il boss finale è quello che viene mostrato sempre, mentre invece tutti i mid boss dovete necessariamente incontrarli, quindi vi fanno la trappolozza praticamente a scatola chiusa. Quanto sono carini. Ok, abbiamo la chiave e qui c'è l'altro combattimento, che dovrebbe essere la Motor Ball, esatto. Quindi Motor Ball, debolezza a tuono e sigillo a croce e abilità. Quindi abbiamo tre tipi di debolezza, vedete? Il sigillo abilità, il sigillo a croce e il sigillo triangolare. Però ovviamente con Sephiroth e Cloud le debolezze a questi sigilli sono incredibilmente facili da sconfiggere. Proprio una cosa incredibile. Troppo semplice. E qui abbiamo buttato giù anche l'altro mid boss, o comunque l'altro... anzi, questo sarebbe il boss facoltativo, se dovessimo dirla in termine videoludico. Ok, qui abbiamo fatto tutto. Quindi anche qua boss symbol battuto, quindi abbiamo raggiunto il Crisis Dungeon a livello... facciamo un po' di Lightning Potencies, così potenziamo anche un po' Cloud, perché solo ghiaccio sinceramente, anche perché comunque il boss finale è più debole al tuono e terra. Io terra non ho niente, però tuono sì. Non so se c'è il Chiactus, ma se ci sarà il Chiactus magari in post produzione vi dirò dove trovarlo, vi farò vedere magari sulla mappa effettivamente dove trovarlo, o se ci sono obiettivi in particolare lo vedremo, perché questi effettivamente non li ho controllati. Sono un po' un tacchino in questa situazione. Però qui iniziamo subito a pompare. Le animazioni le skippiamo perché tanto non ci interessano. E qui in teoria dovremmo completare abbastanza facilmente la modalità normal, perché non credo che ci sia troppo problema. Infatti il boss è praticamente già morto. Sephiroth che nonostante tutto fa 10.000 anche senza la debolezza al tuono. Peccato, l'avrei voluto ammazzare subito, invece niente, l'attacco ce lo sorbiamo. Ovviamente non abbiamo utilizzato oggetti, non abbiamo utilizzato niente, quindi abbiamo uno score estremamente elevato. Che è la cosa fondamentale. Ok. E il dungeon in normal ce lo siamo portati a casa. Non so se ci sono obiettivi in particolare, vediamo, per i ticket più che altro, perché nel caso lo dovrò rifare. Ok, score abbondantemente alto. E qui ovviamente tutte le varie ricompense più 1000 gemme per il primo completamento. Ma vi ricordo che la ricompensa importante sarà questa, ovvero la materia The Brave. Ok, detto questo, vediamo... Sì, perché giustamente qua non ci sono gli obiettivi bonus. Quelli sono i dungeon normali, è vero. Cioè, sì, sicuramente qualcuno me lo starà dicendo da dietro lo schermo. Giovedì che non sono quelli dungeon con i ticket. Avete ragione. Ok, quindi
andiamo a sistemare il team per la modalità hard e ovviamente ci vediamo, anzi prima andiamo a vedere il andiamo a vedere tutte le informazioni del dungeon in hard. Quindi info del dungeon con livello 1 che parte già da 90.000, livello 2 96.007, livello 3 104.000, livello 4 115 e livello 5 addirittura 133.000. Quindi diciamo già un dungeon in linea fondamentalmente con i nostri power level, almeno dipende anche quanto avete giocato, dipende anche quanto vi siete rafforzati durante questo periodo, però diciamo che 133.000 di power è bene o male la cifra su cui i player, anche diciamo tutti i giocatori anche free to play, bene o male penso che siano riusciti a toccare, quindi in teoria come difficoltà è abbastanza valida. Per quanto riguarda ovviamente i nemici, qua ovviamente vedrete poi successivamente l'immagine, anzi sicuramente la starete già vedendo in post produzione, l'immagine con tutti i nemici e i loro sigilli, quindi non c'è problema. Però il boss è terra e acqua, però con i sigilli sempre triangolo e croce, quindi va bene. Faremo un setup un po' più particolare, perché almeno qualche water era in realtà l'ho fatta, credo di avere qualche materia d'acqua interessante. Vabbè, adesso ovviamente sistemerò il party e poi ve lo farò vedere. Ricompense, che come vi ho detto prima abbiamo uno score comunque molto più alto, 360.000 addirittura, però come potete notare al rank A non abbiamo un'altra ricetta, ma abbiamo praticamente i mitri, l'ingot e poi abbiamo un potenziamento del rank S con 300 gemme anziché, se non ricordo male, le 100 addirittura o le 200 che solitamente c'erano, quindi direi comunque un incremento che schifo non fa. Le ricompense aggiuntive e poi qui abbiamo ovviamente tutta la mappa, quindi guardate quanto è bella grande la mappa. Il boss è dietro il cancello, mentre noi invece qua possiamo praticamente sfruttare tutta la mappa per ottenere altre ricompense. Ok, andiamo a preparare il team e ci vediamo tra poco. Ok, questo in teoria sarà il nostro team. È un po' più debole forse rispetto a quello di prima, perché ho dovuto cambiare effettivamente qualche materia, però direi che probabilmente si difenderà bene. Infatti a Cloud abbiamo dato un Water Blow, a Sephiroth ho dato un Water e anche ad Eris ha un Water. Ho cambiato ovviamente la Lightning Rod con la Sun Umbrella in modo tale da debuffare subito i nostri avversari, poi vabbè le summon e tutto, quindi direi che come team dovrebbe andare bene. Ok, eccoci qui, siamo pronti, quindi incominciamo ad esplorare il dungeon, quindi subito è già il primo nemico, che questo dovrebbe essere il Moth Slasher, vediamo se è lui. No, tu sei il gallo. Il Moth Slasher, sì. Con i due minion che sono i Vargid Polis. Che sono fastidiosissimi, tra l'altro. Vabbè, in auto dovremmo riuscire a cavarcela comunque, nonostante tutto. Eppure, guarda quanti danni mi ha fatto. Pensavo me ne facessi di meno. Giustamente qui, essendo comunque con acqua, è difficile riuscire ad avere dei danni decenti con l'acqua. Allora, Physic Attack, Magic Attack, Lightning Resistance. Oddio, Lightning Resistance non sarebbe male, però noi ci potenziamo attacco fisico e attacco magico, ovviamente. Apriamo il primo cancellozzo. Sì, se magari... Esatto. Ecco qua. Nemici a random. Per quanto riguarda invece i combattimenti random, esatto, possono apparire o due Vargid Polis, oppure due Thunder Bomb e un Vargid Polis. Quindi due Pyros o comunque due
diciamo Pyros di elemento tuono, non so come poterli definire, e poi invece l'altro nemico che abbiamo appena sconfitto. Quindi questi saranno i due incontri casuali che si otterranno, ovviamente all'interno della mappa, e saranno sempre, vi ricordo, a livello 90.200, ovvero il livello base del dungeon. Quindi non cresceranno. Ok, qui abbiamo il secondo boss, che dovrebbe essere l'Armored Scorpion, forse. No, il drago addirittura, ok. Anzi no, il Gallonboar. Il Gallonboar, tu sei debole al fuoco, quindi approfittiamo, con una bella sammonina. Tu sei, lui è praticamente l'unico nemico che potrebbe effettivamente darmi fastidio, semplicemente per il fatto che ha un elemento al di fuori della scala del dungeon, perché il dungeon è comunque strutturato in acqua tuono, bene o male. Lui invece è fuoco, quindi lui è debole a fuoco, quindi lui potrebbe effettivamente essere l'unico a darmi fastidio proprio. Ok, eliminato. Qui mi sa che utilizziamo ora una bella tendina, così recuperiamo un po' di HP. Altro symbol boss defeated. Ice potencies, water potencies, healing potencies. No, io metto questa, ovviamente. Utilizziamo la tendina, perché siamo calati abbastanza come HP, quindi ci sta. Ok, andiamo ad aprire l'altro cancello. Ah, non abbiamo la chiave? Oddio, ma me la sono dimenticata dietro, oppure... No, ti prego, non mi dire che non l'ho vista. Ma io qua non ne ho viste chiavi, in realtà. Infatti non ce ne sono. Mannaggia la pupazza. Ok, andiamo a cercare... Ah sì, perché questa è la zona del boss. Questa è dove c'è il cancello del boss finale, effettivamente. Ok, nemici randomici, i due Vargidpolis. Con lo stun totalmente a caso. Ok. Allora, mancano due mid boss. Ah, ecco, qua mi hanno droppato la chiave. Però questo dovrebbe essere il boss finale, giusto? Questo era il cancello del boss finale, forse. Eh sì. Quindi, per il momento, no. Ecco qua. Qui vediamo se c'è la sorpresina. No, qui c'è il Zetant, che sarebbe... Ah no, l'Armored Scorpion. Questo è bello, bello infamuccio. Questi dobbiamo eliminarli subito perché scoppiano. Allora, qui facciamo limit, così guadagniamo un po' di tempo. Lui dovrebbe essere debole all'acqua. Così ha messo tutte ste difese, dannato. Però non dovrebbe essere un problema. Dovrei riuscire a bypassare abbastanza easy. Poi Cloud debuffa anche la difesa, quindi... Quindi va benissimo. Ah, ha messo la resistenza all'acqua. Perché giustamente lui è debole all'acqua, quindi... Per fregarti il gioco, giustamente, gli mette la resistenza all'acqua. Molto furbo, molto furbo. Va bene anche questo, ce lo siamo portati a casuccia. Tra l'altro con aura viola, quindi era il boss, diciamo, un po' incazzoso.
Ice Potency, Slide Resistance. Stun resiste 100%, sarebbe figo, ma io invece metto la potenza di ghiaccio, che è molto meglio. Che è meglio. Pozioni. Qui non c'è altro da ottenere. Ho un'altra tendina. No, ho le pozioni. E allora le pozioni per il momento sono inutili, perché mi servirebbero in realtà i ricostituenti. Ah, cottage addirittura. Due cottage. Wow. Brava Eris che si è inceppata. Allora andiamo ad affrontare il boss. E questo dovrebbe essere, già dalla musica, il nostro amico. Però dovrebbe essere solo lui. Quindi in realtà è molto più semplice da solo. Infame però. Perché mi ha bloccato giusto giusto Sephiroth, che era quello adibito al ai danni a croce. Però lui è debole al ghiaccio, quindi... Lui è debole al ghiaccio, quindi in teoria Sephiroth dovrebbe... Guardate quanti danni mi ha fatto. Bello che lui continua ad attaccare e Sephiroth dice stai fermo, boom. E lo butta giù. Va bene. Allora, potenza acqua, potenza fuoco. No, qui potrei mettere la potenza. Potrei mettere la potenza acqua, ma ridurre la potenza del tuono, sinceramente, no. Anche no. Allora, adesso finalmente possiamo tornare indietro. Allora, qui un cottage lo utilizziamo sicuro. E andiamo dal boss. Skip animazione. Il boss finale è debole a terra e acqua. Però noi ci siamo comunque potenziati gli altri elementi, quindi dovremmo comunque comportarci abbastanza bene. Infatti facciamo qualche danno in meno, però in realtà non è male. Ok. Devo livellare le summon. Devo assolutamente livellare le summon. Boh. Eliminato. E anche la modalità hard con un bel 400 e passa di score, nonostante tende e cottage, che sono oggetti che ti ammazzano praticamente le run, quindi, o almeno in teoria sono gli oggetti che costano di più in termini di punteggio, quindi più altre 1000 gemmozze e boh. E ora finalmente abbiamo la modalità very hard, che ovviamente faremo poi in separata sede. Quindi per il momento è tutto, spero che ovviamente questo video possa esservi utile, fatemi sapere che ne pensate e noi ci becchiamo alla prossima. Adios.